Una squadra di poliziotti ha circondato la casa di qualcuno. Un uomo spaventato viene condotto fuori dalla casa con il volto coperto di vesciche purulente. Con uno sguardo selvaggio cerca di spiegare alla polizia che c'è qualcosa nell'acqua, ma loro lo ignorano e lo fanno salire su un'auto di pattuglia. Attraversa la periferia, osservando i suoi vicini che sguazzano con nonchalance nell'acqua e bevono da un tubo. L'uomo cerca di avvertirli del pericolo, ma nessuno lo ascolta. 6 mesi prima, nel Tennessee, una famiglia di contadini vive la sua vita normale. Mentre il figlio più giovane, Zach, lavora in cortile e raccoglie sterco di mucca, il fratellastro Cyrus se ne sta seduto a guardarlo. Per divertimento, Cyrus decide di spingere il fratello su un carro di letame. Tra i ragazzi scoppia una rissa, ma vengono fermati dal padre di famiglia, Nathan. L'uomo picchia il figliastro per il linguaggio scurrile e cita frasi della Bibbia sull'amore fraterno. Non punisce in alcun modo il figlio per il suo gesto, dopodiché convoca la famiglia per la colazione. A tavola, Nathan dice una preghiera. Francis, la madre di Zach e Alice, guarda con interesse un operaio che sta riparando il pozzo. Nathan dice alla moglie che le torte che ha fatto sono troppo secche e rimette il cibo nel piatto con disprezzo. La donna si offende, ma non osa discutere con lui. In seguito, Francis va a scambiare il cibo coltivato nella loro fattoria. Il proprietario immobiliare Charlie Davidson si avvicina alla sua bancarella per convincere gli agricoltori a vendere i loro terreni. L'uomo è sicuro che la fattoria non ha un futuro, ma Francis dice che suo marito si occuperà di tutto e manda via l'ostinato imprenditore. Prima di andare a letto, la madre entra nella stanza dei figli per augurare loro la buonanotte. Decide di rimanere nella stanza di Zach per discutere con lui di quanto è successo al mattino. Il ragazzo non capisce perché il patrigno sia così severo. Francis dice al figlio che devono rispettare Nathan perché li ha accettati nella sua famiglia in un momento difficile per loro. Gli consiglia di fare amicizia con i nuovi parenti e di essere riconoscente. La sera, Francis si pavoneggia davanti allo specchio e va a letto con il marito sperando di avere un po' di intimità. Ma Nathan la schernisce per il suo comportamento volgare e dice che è compito di un uomo offrirsi di cedere ai piaceri. La donna si allontana ma non riesce più a dormire. A causa dell'insonnia esce in cortile e va a casa dell'operaio per guardare l'oggetto dei suoi desideri. L'uomo stesso supera la donna e le tocca il viso. Francis cerca debolmente di resistere, ma si arrende quando l'operaio inizia a baciarla. In quel momento, Nathan si sveglia per il rumore delle persiane della finestra. Si accorge che sua moglie non è accanto a lui nel letto. Anche Zach si sveglia a causa del tempo inclemente. Guarda fuori dalla finestra e vede un'enorme palla di luce che vola verso di loro. Si tratta di un meteorite che è caduto proprio nel loro giardino, lasciando una scia di fuoco. Il ragazzo è il primo a correre sul luogo dell'incidente e, vedendo una pietra incandescente sul terreno, decide di chiamare il suo vicino, il dottor Forbes. Anche Nathan e Francis escono di corsa dalle loro case. L'uomo si accorge che la moglie ha lasciato la casa dell'operaio e capisce che lo ha tradito. Francis, in lacrime, segue il marito fino al meteorite. Il dottor Forbes scende nel cratere per osservare da vicino la roccia extraterrestre e nota che è fredda. Dice alla famiglia che il meteorite molto probabilmente non causerà danni, ma consiglia di starne alla larga e di aspettare un esame accurato. Notando la tensione tra Nathan e Francis, il dottor Forbes saluta i vicini e torna a casa con la moglie. Il giorno dopo, Charlie Davidson arriva in ospedale per vedere il dottor Forbes. Scopre che vuole chiamare l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente a proposito del meteorite e gli dice di non farlo. Charlie teme che, dopo la scoperta del meteorite, gli investitori non vorranno più acquistare terreni nella loro città e lui perderà molti soldi. Convince Forbes a controllare personalmente la pietra e a scoprire se è necessario chiamare degli esperti. Lo stesso giorno, il dottor Forbes, Davidson e la famiglia di agricoltori si riuniscono vicino al meteorite che si è rimpicciolito durante la notte. Zach racconta ai presenti che ieri sera ha visto come la pietra brillava dall'interno e come gli alberi si muovevano intorno ad essa, nonostante l'assenza di vento. Ma gli adulti non prendono sul serio le sue parole, decidendo che la sua immaginazione sia scatenata. Forbes colpisce il meteorite con un martello e una strana sostanza marrone inizia a fuoriuscire da esso. Più tardi in serata, il medico dice a Charles di aver fatto tutti i test che conosceva sulla pietra. Ma non avendo le conoscenze e le attrezzature necessarie, non sa cosa cercare esattamente. L'imprenditore è sicuro che se il meteorite non è radioattivo, allora è meglio non parlarne. Chiede alla moglie di Forbes di influenzare il marito a lasciare tutto com'è e non chiamare l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente. Di notte, il meteorite si illumina di nuovo e trasuda un liquido marrone. Entra nel canale del fiume e viene assorbito dal terreno. Zach assiste con orrore a questo fenomeno e si rende conto che qualcosa non va. Il mattino seguente, Forbes fa visita alla famiglia di agricoltori. Riferisce di aver scambiato la pietra per un meteorite e crede che un serbatoio di rifiuti sia caduto accidentalmente da un aereo sul loro sito. Inoltre, passando davanti al loro giardino, ha notato che la pietra misteriosa è scomparsa. Tutti tranne Zach ridono per la ridicolaggine della situazione. Il ragazzo è sicuro che il fenomeno inspiegabile che visto per 2 notti di fila non fosse un rifiuto ordinario. Dopo aver appreso che la sua fattoria è sicura, Nathan attinge con calma l'acqua del pozzo e la usa per le necessità della casa.
Nel frattempo, Carlo Willis, un impiegato dell'amministrazione delle Tennessee, arriva in città. Charlie Davidson nota la sua auto e si siede al suo tavolo all'ora di pranzo. L'imprenditore scopre che Willis è venuto nella loro città per valutare l'idoneità del terreno per la costruzione di un enorme serbatoio d'acqua. È per questi scopi che Charlie chiede a Nathan di vendere il suo terreno, in modo che gli investitori possano utilizzarlo per la costruzione. Tuttavia, Willis avverte Davidson che se l'amministrazione del Tennessee scopre che qualcuno ha deciso di fare cassa con questo progetto, interromperà tutti i lavori in un secondo. Charlie se la ride e si offre di portare l'ospite in giro per la città con la sua auto, in modo da non attirare l'attenzione dei residenti locali. Francis esce in giardino per accogliere le verdure da cucinare. Con sua grande sorpresa, tutte le verdure crescono rapidamente e cominciano ad avere un aspetto estremamente appetitoso, come se fossero piene di succo all'interno. Rallegrata dal fatto che la loro fattoria abbia finalmente iniziato a dare frutti, la donna si mette a cucinare. Taglia un'enorme testa di cavolo e scopre che il suo interno è tutto marcio ed esso fuoriesce del muco. Vincendo la nausea, Francis controlla il pomodoro e il primo taglio ne esce del liquido marrone. La sera, Zack scarica di nascosto il tubo dei vicini in una bottiglia d'acqua. A questo punto, il dottor Forbes non riesce a dimenticare l'incidente e si rimprovera di non aver informato i servizi competenti del meteorite. La moglie lo seduce e dice che vuole che si trasferiscono in una grande città e che vivano bene. Si racconta della strana pietra, Charlie Davidson può rovinare tutti i loro piani. Cadendo la persuasione della sua amata, l'uomo negozia con la sua coscienza. A cena, Zack nota che qualcosa non va nel cibo. Non permette a Nathan di portargli l'acqua e dice che ha un sapore strano. Anche la piccola Alice ammette alla madre che le verdure hanno un sapore disgustoso. Solo Cyrus non nota nulla di strano e continua a consumare avidamente il cibo. La mamma rassicura i bambini e dice che bevono quest'acqua da molti anni e che va tutto bene. Tuttavia, la donna stessa comincia ad avere un aspetto malsano, i suoi capelli non sono ben curati e sul suo viso è comparsa un'enorme vescica. Nathan è furioso per le lamentele dei figliastri e dice che nessuno lascerà la tavola finché i piatti e i bicchieri non saranno vuoti. Più tardi Nathan innaffia i suoi alberi di mele e ringrazia Dio per il raccolto abbondante. All'improvviso sente le grida disperate di Cyrus, che è stato attaccato da un cavallo infuriato. I due, insieme a Zack, corrono in aiuto del ragazzo e lo fanno uscire dal filo spinato. Nathan decide che è stato Cyrus stesso a spaventare il cavallo, ma assicura che l'animale è impazzito. Mentre cura le ferite del ragazzo, Francis non si accorge di come lei gli faccia un disegno sul sedere. Come se si fosse svegliata da un sogno e si fosse resa conto del suo strano comportamento, la donna corre nella sua stanza. Le stranezze non finiscono qui. Charlie Davidson arriva a casa di Nathan per cercare di convincerlo a vendere la terra. Il contadino dice di essere a conoscenza del signor Willis e dei suoi piani per costruire una diga in città. Non ha intenzione di vendere la sua fattoria perché quest'anno ha prodotto un ottimo raccolto. L'uomo offre a Charlie un assaggio di una mela dall'aspetto succoso. L'imprenditore dà un morso al frutto e scopre con disgusto che è piena di vermi. Incredulo, Nathan apre un'altra mela e vede che anch'essa è infestata da vermi. Alice si reca nel pollaio per dare da mangiare agli uccelli. Nota che ci sono molte piume che volano in aria e che le galline beccano il cibo in modo troppo aggressivo. A un certo punto attaccano la ragazza. Il pianto di Alice viene sentito dai fratelli e da Nathan, che insieme corrono il pollaio. Combattono le galline e portano Alice in casa. Zack nota un liquido torbido che trasuda dagli uccelli morti. Dopo aver esaminato Alice, Forbes nota che Francis ha perso molto peso e non ha un bel aspetto. Le chiede di venire al suo ricevimento, ma a causa dello sguardo del marito, la donna decide di rispondere con un imbarazzante silenzio. La sera, tutta la famiglia si riunisce in salotto. Nathan brontola e promette di fare causa all'azienda che ha distrutto l'intero raccolto con i suoi rifiuti. Francis cuce il suo calzino con uno sguardo selvaggio e inizia a canticchiare un brano della TV. La donna inizia a gemere e a piangere per il dolore e la sua famiglia si accorge che sta cucendo a forza il calzino sul palmo della mano. Zack e Nathan cercano di fermarla, ma lei li allontana con forza. Alla fine, Cyrus e suo padre riescono ad afferrare la donna e a trascinarla nella stanza. Spaventato, Zack chiama il medico per controllare sua madre. Ma non appena Forbes arriva a casa loro, Nathan e Cyrus fingono che non sia successo nulla di strano. Quando il medico se ne va, Nathan colpisce Zack con un giornale. Gli proibisce di parlare agli estranei dei loro problemi familiari senza il suo permesso. Tornando a casa, il dottor Forbes nota che dal pozzo dei vicini proviene uno strano vapore e decide di prelevare un campione d'acqua per analizzarlo. Il giorno dopo, il signor Willis si presenta a casa del contadino. La Francis sconvolta lo attacca con un coltello in mano. Nathan ferma in tempo la moglie, allontanandola dall'ispettore spaventato. Il contadino allontana l'ospite non invitato, ma lui stesso non intende rimanere in questo manicomio. Porta un campione d'acqua al laboratorio per analizzarlo e un ufficiale medico gli dice che i risultati saranno pronti in pochi giorni. La salute di Francis sta rapidamente peggiorando. A tavola parla in modo incoerente e mangia il cibo con le mani, il suo viso è già quasi completamente ricoperto di vesciche. Nathan e Cyrus preferiscono ignorare le sue condizioni. A Zack fa male guardare sua madre, così decide di lasciare il tavolo.
Nathan gli ordina di portare il piatto di cibo nella stanza della sorella, ma il ragazzo lo getta con discrezione nel water. Nella stalla, Nathan nota che i suoi animali stanno iniziando a marcire vivi. Si guarda intorno con orrore, cercando di capire cosa stia succedendo. Vermi e scarafaggi strisciano fuori dal bestiame in decomposizione e si avventano sul contadino e suo figlio. Di notte, Nathan si siede accanto alla moglie legata a letto e legge versi della Bibbia sui quattro cavalieri dell'Apocalisse. L'uomo è sicuro che il Signore stia punendo la sua famiglia a causa dei peccati di Francis. Nathan si addormenta e la moglie riesce a liberarsi. Sentendo uno strano rumore al piano di sotto, Zack decide di controllare cosa sta succedendo. Francis appare improvvisamente davanti a lui, il suo volto si è trasformato in una maschera viscida di pus, i suoi capelli sono diventati grigi e caduti. La donna urla e attacca il figlio con un attizzatoio. Nathan si sveglia dal rumore e trascina con forza la donna nel seminterrato, continuando a citare la Bibbia. Cyrus assiste a tutto ciò che accade e con una risata folle dice al padre di uccidere Francis. Alice, vedendo lo stato dell'amata madre, inizia a singhiozzare. I risultati delle analisi dell'acqua arrivano in laboratorio. L'assistente di laboratorio informa il dottor Forbes che l'acqua contiene una nuova sostanza sconosciuta che cambia completamente la struttura dell'acqua e può essere pericolosa per la vita. Rendendosi conto del terribile errore commesso, Forbes fugge dal laboratorio e lascia un messaggio al signor Willis. Chiede all'ispettore di recarsi a casa dell'agricoltore per raccontargli la terribile scoperta. Il medico cerca anche di avvertire Davidson dell'acqua contaminata, ma Davidson è già arrivato a casa sua. Charles decide di prendere provvedimenti drastici e chiede alla signora Forbes di aiutarlo a convincere la famiglia di agricoltori a vendere la loro terra. Così l'ultima transazione sarà completata e Forbes avrà un futuro prospero dopo aver venduto la sua casa agli investitori. Arrivano alla casa di Nathan, dove vengono accolti da cani rinchiosi. La signora Forbes decide di scappare da loro verso l'auto, ma loro la raggiungono e la rosicchiano a morte. Davidson si nasconde dagli animali inferociti nel seminterrato, non sapendo ancora che tipo di mostro ci sia. Sente un rumore e decide di illuminare la stanza con dei fiammiferi, dopodiché Francis si avventa su di lui. Gli conficca le artigli nel collo e l'uomo muore agonizzante. Invece di verdure avvelenate, Zack porta cibo comprato in negozio e acqua pulita per la cena di Alice. Dopo aver dato da mangiare alla sorella, decide di andare a trovare la madre nel seminterrato. Lì viene accolto dal patrigno che le dice di aver riportato Francis nella stanza. Porta il ragazzo fuori dal seminterrato e non nota il cadavere di Charlie Davidson. Nathan costringe il figliastro a mostrare il contenuto del suo zaino. Lì trova una fiaschetta di acqua pulita e si infuria. L'uomo esce alla luce e Zack vede che anche il suo viso è pieno di vesciche e i suoi occhi sono selvaggi. Zack cerca di spiegare al patrigno che l'acqua del loro pozzo è contagiosa, ma lui lo aggredisce con una chiave di ferro. Mentre lo insegue, Nathan inciampa in una sedia e cade. Alice sente un rumore fuori dalla porta e decide di uscire dalla stanza. Lì viene raggiunta da Cyrus, anche egli completamente trasformato in un mostro. Zack interviene in aiuto della sorella e stordisce il fratellastro con una mazza. Dopodiché, nasconde Alice in un armadio e le chiede di stare seduta in silenzio mentre lui chiama qualcuno in aiuto. Nel frattempo, Nathan chiude tutte le porte. Il fumo denso inizia a diffondersi da sotto le assi del pavimento in tutta la casa. Il dottor Forbes riesce a entrare in casa dalla porta sul retro, ma Nathan lo trova e lo uccide con un martello. Zack scende e cerca di uscire. Il patrigno lo attacca di nuovo e comincia a soffocarlo. Il ragazzo prende a calci l'avversario tra le gambe e scappa, ma inciampa sul corpo del dottor Forbes. Nathan mette le strette il filastro che si prepara già a morire. All'improvviso però, il signor Willis gira l'angolo e trafigge Nathan con un forcone. La casa inizia a crollare gradualmente e Zack e l'ispettore si precipitano al piano di sopra per prendere Alice. Vengono attaccati da risvegliato Cyrus, ma il ragazzo getta il fratello giù dalle scale. Usciti dalla casa, Willis e la ragazza corrono verso l'auto e Zack cerca la madre. Ma la donna si è completamente trasformata in una sostanza in decomposizione e non è più possibile aiutarla. Fuggendo dalla casa in rovina, Zack passa accanto al corpo di Cyrus che lo afferra per una gamba, ma un attimo dopo il mostro è già stretto dal cemento caduto. Nathan esce dalla cucina e cerca di schiaffeggiarlo. Zack schiva l'enorme patrigno e lo conficca ancora di più nel forcone. Il ragazzo viene preso dal signor Willis e si allontanano dalla casa maledetta. Passano alcuni mesi. Il telegiornale parla della tragedia avvenuta nella fattoria a causa dell'acqua radioattiva. Ci viene mostrata la detenzione di un uomo dell'inizio della storia, che si rivela essere il signor Willis. Secondo l'esperto, anche l'ispettore è stato infettato e per questo ha avuto un esaurimento nervoso, ma ora le sue condizioni sono completamente controllate. Assicura inoltre che il pozzo con acqua radioattiva è stato distrutto e non c'è più alcun pericolo per le persone. Alla fine della storia, i peggiori timori del signor Willis vengono confermati. Vediamo una luce intensa provenire dalla profondità della Terra. La crosta terrestre si spacca a metà e fuoriesce un liquido velenoso e viscicoso. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.